parlare con lei, non ti puoi pagare. Oh, che risposta su. Che risposta? No, vabbè, che fanno? Questo si lancia, si permette. Ma lei è diverso, perché? No, dico lui si permette di fare le richieste. No, basta. Riusci a fare quattro moglietti indipendenti nella mezza no, 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 ma per carità, come fare a fare una bella sì, perché io tranquilla che ho fatto. No, penso che sia anche assurdo, perché lui è il mio. Stavo fortissimo, forse facciamo meglio se lo mettiamo un liquido da che no lui c'è infatti gente quanti staccati però sì, vabbè, okay. Ci sarebbe perfetto proviamo facciamo sì, ci saranno le parole se vuoi il traino lento ma no le usate già e sopra ragazzi e tanto non cosa non ci stanno perché non ti fa ma telefono posso aiutarmi in qualche modo Carlo, che fai? Ti nascondi? Io non lo dico aspetta, più. Ma un altro dato, pronto. Mi sveglio. Non serve per il famoso ristorante Sanchez Avenue. Amore. Ah, proprio documenti fino all'ultimo. Sì, no, mi ma è vero, ma c'è il capello strano, scusa. Io glielo dicevo. Ma forse ci siamo visti. Da bere è difficile che ci capita. No, io non ci sono più da bere. Dove stai? Sto in Fininvest. In Fininvest. Allora là è difficile che me se mi viano. No, il bello poi è quando tu prendi il mestiere. Sai le musiche di verità. Sai le musiche di verità. Mi fai tutti i tempi. A casa non è essenziale. No, mi sono mandato. Nell'87 ci stavano tre telegrammi.
di cui una era una telecamera con il biglietto, poi c'era Banco, Audi, Cominciamo dal più silenzioso. Eccolo qua che si nasconde. Allora, da Michele. Dove siamo? Chi siamo? Ah, devo cominciare. Aspetta, scusa. Buonasera. Buonasera, allora siamo tutti qui riuniti a casa di Francesco. Allora andiamo dal padrone di casa e sentiamo un po'. Quando è che si mangia, prima cosa? Pronto, 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 il cuoco, chef, pronto. Buonasera. No. Allora, cosa ci dice? Volete mangiare voi, eh? Avete magari. Siete convinti? Ecco, il gatto. Il ragù di gatto, dovete sapere. È un'ottima cuisine cinese. Abbiate pazienza, non mangerete, non lo so, chiamiamo China Cena, prego, telefono, bravo. Ma io ho notato che abbiamo la maglietta da Sennheiser, come mai? Non so, me l'hanno regalato. La Zip. L'hanno regalato, dai. Prego. Ah, sì, eh. Allora, dicevamo che qui c'è il ragazzo più silenzioso del corso. Cosa ci dice questa sera? Non ho niente da dichiarare. Ci racconti, ne so, gli sviluppi di questi 4 anni? Nessun sviluppo, mi dispiace. Tanto eri già alto così, insomma, nessun sviluppo. Ma come mai sei arrivato tardi? Non è colpa mia, non è colpa neanche di Claudio. È colpa di alcune... No, impossibile. Questione che la gente non ci ha aspettato. Noi stavamo lì al... Dove stavamo? No, la benzina c'era, devo dire. La macchina balbettava, però siamo arrivati. Neanche nebbia. No. I camions c'erano. 3 camions targati Napoli. No, non ho avuto paura. No. Allora, passiamo adesso a un altro bel imbusto. Francesco. Cosa ci racconta? Suggerite. Che ti racconto? Niente. Guarda a macchina. Allora, no, non hai fatto più carriera come attore dopo lo spot pubblicitario? No,
Eh no, l'hanno appena pornografici in paio. L'hanno vista appunto e mi hanno tagliato le gambe, che devo dire. Tu. La mascherina da me. Con beh, con mille abbraccio magari qualcosa sì. Adesso se mi parli. Ma che sei? Niente. Questo poi capite, è tutto rigato, questo viene messo in onda. Non so che dire, guarda proprio senza parole. Ma ti guarda là, non ti guarda a me. Vabbè, ma hanno visto le quante volte, due cassette. Niente, basta. Stefano, tocca a te adesso. Buonasera. Vabbè, scusa, fammi la domanda, tocca a me. Che ti dico? Pure detto d'essere qua. Buonasera. Almeno qui. Stefano, mazza che palle. Che ne sono, Stefano? Guarda. 9:30. 10:15, Claudio, raccontaci allora le avventure. Vai oltre. È la mia vita, perché sarebbe un'odissea se racconto la mia. Un incubo. Un incubo. Beh, Fabio, parla. Fabio, dai, tu hai sempre parlato, almeno stasera dici qualcosa. E che devo dire? Stasera c'ho però un po' lento, io non so che dire. Alla fine invece è meglio da Rai comunque. Ma non so dire. Non so dire. Col frame lo faccio, sì. E come lo faccio? Lo faccio sdraiato. Vabbè, c'è il freelance comunque. Se fa il culo. Il freelance si fa il culo. Adesso tocca a te, dai. Che gli dico? No, Federico, guarda, Federico se ne va. Patrizio se ne andare. Ma non so capace dai, io. Lavora, su, dai. Allora, scusa, a lui saprai cosa chiedergli, no? Sì, guarda, questo già mi odia che gli ho fatto fare riprese, ci manca solo che io faccio poi intervista. Vedi, già si tira fuori. Vabbè, allora, un giudizio. Fai un giudizio su che ti sembra questo? A banda di pazzi questa è, chiaramente. Simpatici, sociali. E beh, che devo dire? Certo, vedi, guarda, più sbragato di così. Manca solamente adesso da riempire qui il serbatoio. Serbatoio del mangereccio. Certo, poi ti fa freddo, capito? Invece bisogna. Ma tu come li vedi questa classe? Come la vedi? La vedo? È abbastanza omogenea, dico. Non ci hanno detto però è il fine, non ci hanno detto che fine hanno fatto di tutto questo corso, a chi è servito? A chi è servito? Come ti sembra carino? È tutto lì, No, mi sono patetiche le cose. Sì, patetiche. Vabbè, stendiamo un pelo pietoso. Allora, sentiamo. Sì, Carlo dove sta? Dicevo, No, lui è Gianluca. E loro stanno di là, dobbiamo andare di là allora. Andiamo da Schwarzenegger. Andiamo da Schwarzenegger. No, perché io me l'ero salvata. La triste notizia è che la Raffaella che conoscevate voi è morta, non c'è più. Basta, finito questo, ho detto tutto. La telecamera mi imbarazza, ciao. Ciao. Invece a me no, assolutamente, io sono molto disinvolta. Comunque siamo tutti uguali, nonostante quello che dica Claudio Costantino. Sì, infatti è vero. Allora, Patrizia. Guardate, a me mi hanno messo in mezzo, collaborate, perché io già. Buonasera. Ti dica, vedo che già sta mangiando, cosa che non è corretta perché noi abbiamo fame. Qui nel... Non mi ha visto nessuno. Che è fantasiana sta cosa, non mi ha visto nessuno. Ho fatto un aperitivino, dai. Su, dai. Lei con questa telecamera, slogli. Mamma. Allora, invece... Carlo, eccolo qua. Allora, Carlo, faccia una dichiarazione delle sue, quelle del corso. Un epitaffio, beh, potete dirlo riguardo a questa cena che si svolge in questo stupendo locale. Sanchez. Benissimo. Purtroppo. Purtroppo c'è da notare che chi beve sta col bicchiere in mano, quindi uno potrebbe scrivere anche il nome oppure la malattia che ha, tipo scolo, sifilide, così uno scambia senza problemi, può anche esperienze nuove. Mi sembra una buona idea, posso dire, mi sembra una buona, te che ci scriveresti sotto il bicchiere? Macedonia, non lo so. Macedonia! Di
cosa? State notando quanto è interessante l'intervistatrice nel suo completo nero con... Non è nero? È blu? È blu o nero? Possiamo intervistare la signorina? Quanti anni ha? Io 26, purtroppo appena... Ben portati. Grazie, questo è carino da parte sua. Grazie. Allora io, mo basta, abbiamo finito. No, c'è la cuoca qui, la sorella di Francesco. Claudio si sposa. Si sposa? Questo è un evento troppo... Questa è una notizia, uno scoop, andiamo subito a sentire. Ah, come? Volevo dire che Raffaele e Stefano si sposeranno il prossimo anno, non l'hanno ancora detto. Prego. Vi do una bellissima notizia. Fabio intanto ha deciso che si sposa a giugno 95. Questo è vero, lo possiamo confermare. Ma dai, allora aspettate che ti lo confermo. Conferma. Confermiamo, confermiamo. Subito dopo il Liad Evento. Aspettila! Ma va a cagare, va! Prego! Prego! Vede scurrile! Notare che ha studiato no, ma c'è pure. Ce n'è pure un'altra coppia. Quale? Mi dicono che c'è. Un'altra coppia in ballo. Smentisce, ma. Smentisce, però i fatti. Allora, ma sto fanno sì, boh, io ne so. Ma quando ti sposi? Hai spento tanto? Sì, no, prova, prova. Quando ti sposi, Raffaele? Ci sposiamo appena ci compriamo casa? Qui dicono che ti sposi. No. Questo è vero. Valin, ci hai prova? Che gusto vuoi tu? Tira un po'. Okay. Ma questa era buona, l'arancia. Camarena. Adesso aprite tutti quanti la bocca e fate vedere cosa state mangiando. No, io niente. Caccia la lingua. No, voglio dire sta cosa. Ma prima della cia, no, chiaramente. No, siccome ci vuole tanto. Vino di zucchero per tenere. Cioè, è giusto, perché questo è uno che svegliamo. Sta ancora un ragazzo. Sì, però disponetevi in... Certo che sembra la Caritas. Aspetta, però le unghie glielo voglio togliere, dai. Che cos'è? No. Il quello che è, pecorino? No. Come va a sciappiarla, maledetta? Con le mani, con le mani. Con le mani. Con le zampe. Francesco, non dare scusa. È la lontana. Allontana. No, qua ci vuole delle forchette di conso. Qua ci vogliono delle forchette più consone. Le forchette più consone. Vorrei un altro forchettone. Chiama gli altri. Chiama. Entra. Ma sento io, non entrano l'altro. Dai, tu entra. Non ti questa è l'ultima forchetta consona. Sì, carissimo. Io con la forchetta maggio. Qua ci facciamo colazione con questa grandezza. Vai, il primo è fatto, sono stato bravo. Veramente scusa, mettete un cucchiaio là nel su, va, cioè. Dammi la forchetta lì almeno, no? Questa no, forchetta corsa. Ah, se corsa. Ma che buono! Io, Davide, dove stai? Ma io le farei una bella gara di mangiare pasta asciutta solo con la bocca. Sì, ecco. Con la lingua, Cioè, come vedi? Quanto ne metto? Un bastonino troppo. Con la cannuccia, quello è più difficile. Un po' difficile. Io so qua. Chi è che spenge la luce? C'è l'effetto pure. Miguel, sono io che faccio le luci. Miguel, non ho esagerato. Vabbè, gli ultimi dati metteremo solamente la luce. Benissimo, uguale. Ah, ecco qua. Ah,
insomma l'ha messo a lavorare. Vabbè, una volta tanto si può fare. Dici per il fratello, si può fare. Da domani. Cioè, qua c'è il parmigiano, ragazzi, se volete. No, grazie, ho il parmigiano. Ma guarda. C'è anche il pecorino, certo. Lo vedi uno pratico che ci sta a fare, vedi? È bravo. Maria Laura. Un ragazzo parla pure quattro lingue, questo qua. Si è fatta la porzione di parmigiano. Una, vai. Bravo. Ma che è questo piatto scarso? Davvero, ma che c'è il padrone a sto piatto? Patrizia, mi rimetti dei piatti da laggiù? Vai. Mettici sopra, bravo. Bella bolla. Che parmigiano? Guarda, mi sa che ci siamo con le cose. Si allontani, non si rimetta in fila chi è sentito. Non barare che qua ci abbiamo tutto dopo il tuo. Sembra. Tu filma tutto, lodate il Signore. Dai, inforca. Dai, inforca. Bravo. Papà buona. Papà buona. Saluto del Bangladesh. Salute. Questo è lo spot per la Somalia, vedete? Lo spot per la Somalia, poverelli. Morite di invidia. Papà buona. No, mo va da te. E allora conta perché mancava una perché persona. Salve. Gastone. Mi pare male. Dai. Dai. Quanto è parmigiano, sa? Papà buona. Bravo. No, grazie, bambino. Chianti comunque che cosa. Stavo il sugo? No. Qual è la mia? Sì, sta là dentro. Come da provare? Schifo. Ah, vedi come mangiano i bambini bravi? C'è al fondo per me non ce l'aveva, guarda, non è possibile, cioè una cosa del genere ammazzi le persone. Stefano, scusa, ma il guide, no? Il cassetto non avrà chiuso troppo forte. Dal famoso
cassetto insanguinato. La di quattro no, vero? Scusami, il cassetto profondo. Ci abbiamo il tiro dove. Vabbè, il cassetto, in ragione è un cassettino. Cosa c'è dentro il cassetto? Cassettone che era? La cassapanta che era? Il cassonetto. Era come questo. Un settimino. Un cassetto al giorno per tutta la settimana. Non so, ma quando state da Rizzo pure lì, insomma, so che qualcuno lì hanno fatto i macelli. Questo sedile non è che era messo bene bene, no? Cioè da una parte era un po' vuoto. Lei si è alzata e io sono andato per aria. No, perché si è visto poi il sedile, no? Boom! E mi sono detto, ma che è successo qua? Allora, noi dovevamo stare alle 9, magari eravamo già arrivati alle 9 e un quarto fino alle 10 e mezza, 11 entravano tutti quanti e ci si fila nessuno. Ma il signor Santillo, no, è più tardi, viene più tardi, nessuno che ci chiedeva chi siete, che volete. Noi là sul suo transito ci guardavamo e oddio, non siamo capitati. Poi arriva uno che era Alfonso. Che era Alfonso? No? Allora arriva questo, noi tutti bei, fresco di corso, dice, beh insomma un po' di montaggio lo sappiamo, facciamo Arriva questo, dice, ah, avete fatto così. Centraline che conoscete? Centraline? Che sono le centraline? Dice che ne so, AC25, BV 900. Ce ne siamo guardati e lei. Ma veramente noi c'eravamo due beta. Ah, macchina macchina. Allora, macchina macchina, che ne so. 4:40 no. Ma non solo, il BNC, cioè questo che c'ha a fare, mi sai che non mi viene cioè non sapevo che non cavo, non mi viene niente, vabbè, a parte questo, poi grezza dice, cioè quasi grezza la nostra, questo Alfonso, c'ha 40 anni, no, anzi, non me lo so, ah, quello lì che sembra giovanissimo, ecco, c'ha, vedi, lui lo conosce, c'ha 40 anni, vedi, dimostra 25, poi 39 e mezzo. No, adesso sei un po'. Sì, ha dato giù, vabbè, gli anni. No, perché prima stava dietro, comunque è stato rilassato, però si è passato sempre bene per i 40 anni che ha. Pensierino? No. Allora. Maestro. Che succede? Che insomma alla fine. Ma c'è, mangia adesso il quadro. Questo qui noi dubito, ciao, convinti che era un ragazzo così, invece qua 40 anni era il proprietario della società. Ah, ciao, non si conosce che ha un coetaneo. Per di più poi, questo
questo Alfonso e Carlo. Ha tre figli che si sono proteggono. Come la figlia non la fa male? Tra cui una figlia di 20 anni che fosse un visto la sua ragazza. Quindi noi non avevamo capito nulla. E meno male che Gianluca stava per fare qualche cosa. Meno male che era il suo al padre, scusa, la figlia, invece era la figlia. Al corso ci hanno detto come doveva andare. Cioè a me quando mi hanno detto video 3, cioè testa, dice mamma mia, cioè da casa mia sono 3 mesi. Da casa mia ero 4. Sì. Dai, la scala di quanti mesi ero. Sono andato via Airbus e c'era una ragazza che veniva da casetta lunedì mattina, veniva da casetta, perché non si poteva venire a casa, lui ci metteva. Arrivava prima sulla casetta che la stiva. Senti che questa è una musichetta. Maurizio, questa è una musichetta. Sta reazionando. Ma niente, poi da lì ha cominciato a pedalare, cambiò sede. Abbiamo Monte Zeppio ancora. Abbiamo Monte Zeppio, una ragazza di Piazza Mazzini. Io mi entro un po' di zanzare e ce l'ho presa. No. Poi niente. Questa terza, ma quella da qua. Poi ce ne siamo andati. È vero. Sono andato via prima io. Però devo dire che è stata un'ottima scuola. Mi pareva? Cioè, veramente una buona scuola. Nonostante la vedi ancora se ti ritrasso. Sei sicura che era una zanzara? Non mi addormento, non mi preoccupare, stavo sopra a pensiero un attimo. Ti soprannominiamo Pisolo anche a te, eh? No, Pisolo è troppo tenero. Vabbè, abbraccia di un sacchetto rosso. Oh, abbraccia da qui, preferisco un bel. Eccolo qua, è tenero, guardalo. Pisolo. Pisolo. Ma il casco dove l'hai messo? A letto? No, dentro al piede. Col piede l'ha messo. No, non lo uso più perché chiaramente la macchina fa molto. Per ora. Non so se non dai questo pezzo è clamoroso. Beh, storia. Cioè questa. Si sente Frank Zappa. Sì, ma non lasciatevi ingannare. Questo si chiama The Torture Never Stops. Cioè la tortura non finisce mai. Lei soffre, non è che... Oh, hai capito? Dietro c'è un discorso. Il discorso hanno messo dietro. È un discorso di sofferenza. Ieri c'è un discorso. Evidentemente ha messo le catene con un... Ci va in culo. No, fa male. Un'oretta e mezza ricominciamo, la mettiamo un paio e la ripassiamo, che vedo che vedo ragazzi, state a colpire comunque tua madre è stata veramente qui di là nel bilancio che aiuta questo regalo, lo so, io purtroppo guardate come lo vedo.
sei su. Dai, da 15 giorni, almeno 10. Io pure da 15 giorni fa ho detto, ma domani non lo vedrà, non lo vedrà, nessuno non lo vedrà. Perché è stato? Ma mi è proprio sdrogato, però guarda me, quando mi hanno tolto il gesso mi è rimasto storto a dire CTO. Cioè poi mi pare che io stavo così, Sono stato 2 mesi così. Rotto qua e qua a pallacanestro, quindi puoi immaginare, capito? Due punti. Io camminavo sempre così. Così che mo si vede bene. Ma si vede bene, guarda. Davide Storaro, vedi? Davide Storaro. C'è svegli con di te. Mi dici una sigaretta con l'MS Lights? Ti dico tutto il pacchetto. Vai. Vedi, è un'altra cosa, una cantata, eh? Ma le linee sociali perché cantano? Perché sono sociali, se no starebbero di là. Molto semplice. Sì, c'è Fabio, Fabio sta mangiando. Un bel ragazzo. Consumo un accidente, ti consumo una batteria. Tanto tempo. Mazza. Vuole un cioccolatino, lei? Un uomo cerca della sana bevanda. Oddio, se continuate come quella dai, si vede qui dentro con la sua bere non far girare il Rai. Beh, vabbè, Rai bene. Rai lo credo bene che gira per altro. Sì, tutto sommato ama. No, non c'è nulla. No, vabbè, girano cose. Dai, Biggio, faccela vedere la lingua tua che sei di dai, sparagliela questa toccata. Non mi ottavo la cioccolata, sennò fa troppo schifo. Piano, dagli 3 secondi, time out, 5 secondi. Allora, con un po' di una grande specie, con una bella rumata di fondo, la manca rullante. Sei pronto? Sei pronto? Vado? Vai. La punta del naso con la punta della lingua, ragazzi, ma chi è che riesce? Sono maialate da pochi. No, io non ci riesco a rotolare la lingua, quella laterale. No, io neanche. È una informazione genetica. C'è chi ce l'ha, riesce a farlo. Lui è chi? Ma tu sei un linguologo. Guardo. Io no. La lingua è un elemento importante. Gusta per la masticazione. Per la masticazione. Oh, finalmente lei con il Thank you.
Fabio, vieni Fabio. Scusate, ma niente applauso. A me mi pare che... Posso tirare i banchetti? Bravo. Oh, adesso ha fatto l'arco.
No, però c'è ragione, il gioco è a metà del tempo che cazzo. Quando le dicono che c'ho più ci spara. È vero, no, quello che ci spara. Ah, yeah. Temperatura, anche a rischio di rigare stasera. Un filetto più bello. No, sempre su quel livello, su quella temperatura. Che mi guardi, scusa? Grave. Ai ai ai. Lui no, Oh, stasera guarda come ne muovi, sta bene. Che telefonate l'altra. Già sono due, sono più di detto di cosa ho messo. Però devo dire, Maurizio non se, se mette in comune. Se scompone. Mi sono visto. La telecamera è ancora la devi stare, si è arrivata la a 4, 4 più 4 poi c'è un vecchio maestro qua. Il pezzo rosso è bizzarro. Che se così stanno passeando.
Se no devi caricare la pellicola, eh? Ah, no. Che noi prendiamo la trasformazione. Ragazzi, guardate che Papa Goidilia non ci sta guardando, eh? Non so se mi spiego. Quello sta tutto là, ragazzi. Ah, qua vedo che si va dai partner, è grave questo, ragazzi. Vabbè. La temperatura del gioco va tenuta, vabbè, non si può. Prima mi è sorpassata una domanda sulla temperatura lì, facendo bisogna inviare la vita, dai, dove gioco, no? Se no non litighiamo, un caso tu e il giocato, nessuno ha litigato, no. Scusa, posso fare io una domanda? Ma guarda, ragazzi, non vedo. Faccia sognare quella domanda. Poi faccio una domanda. Come? Uguale, ok. Ok. Dai, che inizia? Vabbè, non è. Vabbè, tanto uguale. Come è iniziato? Sì, uguale, penso. Chiaramente. Come è iniziato? Dove si accende qua? Se no, senza luce non parlo. Io ho chiesto a Maria Laura, quella bionda, secondo lei chi fosse più virile? E lei è andata. Vabbè, però. Ascoltate! No, non è che. Vabbè, ma. Vabbè, da allora. Chiesto, se lo potete chiedere al peggio del corso? Perché dormiva? Senza esitazioni, tra l'altro. La temperatura cala, ragazzi. Infatti non ha nemmeno esitato un attimo. E Patrizia che ha detto? E a te che ti ha chiesto? Io. Ah, è vero, che mi ha chiesto? Io ho chiesto algo che farebbe fatto. Ah, un scopone a quattro. Gorgia. Fabio, vorrà? Mi dispiace, no? Ma glielo dico.
bugiardo, non potendo fare me. Io sono andato da lui e gli avevo chiesto... Che avevo chiesto io? Ah, io? Non che mi ricordo. Che chiesto io? Ah, è vero, te mi hai chiesto... Che ti avevo chiesto? Io non lo ricordo. Madonna, strano, Francesco sempre così Non mi ricordo. Composto. Mentre lui faceva la domanda, sarebbe andato un pisolino. Ah, chi è? Oddio, che mi aveva chiesto! Cioè, il signore mi ha chiesto chi è che non si cambia le mutande, una cosa del genere. Tutti i giorni, ti assicuro. Ah, no, meno spesso. Chi è che si cambia le mutande? E poi dovrei anche spiegare come mai lo sa, però. Sì, a me. E tu sei una vera? No, sì, la domanda l'ha chiesto lui. Eh sì! Io gli ho chiesto... A lui ti ho chiesto... A me mi ha chiesto a chi... Hai chiesto chi quando lava i piatti è più affascinante. Io sono andato a lei. Grazie, no, vabbè. No, io gli ho chiesto questo. Mi ha chiesto prima con chi andava a Bangkok, ma ci ho ripensato, mi ha chiesto con chi... Vabbè. Chi lavando i piatti è più affascinante. E invece lui mi ha chiesto a me chi c'ha più bolle sul sedere. Più brufoli. Più brufoli. Da chi? Di ieri. Michele, sempre te. Ma io invece... Io invece... Vabbè, ormai... Mi hanno chiesto con chi non andrei su... Con chi non andrei su un'isola da solo. Io sono da loro a lui. Donatore. Oddio, però è bisognoso, mi sembra lui. Se devo morire e lasciare qualcosa, è più bisognoso che fare lui. Cosa è l'organo. No. Davide,